Beh, ragazzi, siamo tornati. Puttana Eva Bagascia. È un errore dell'applicazione, l'ha fatta chiudere, quindi è saltata anche la trasmissione. Perché no, PlayStation, non è che puoi trasmettere lo schermo. Che cazzo? No, Non no, puoi, non puoi. Comunque, no, no, no. siamo tornati nel punto. No. Ah, ecco perché. Perché vedi che c'erano dei tipo dei flash strani, no? E quindi la PlayStation si è confusa. Non so se puoi Scema. vedere. Ah, sì, ho visto. Fanculo. Ecco anche questa, no? Gli epilettici. Ancora non hanno fatto la critica agli epilettici. PlayStation. Ancora non hanno fatto la critica. Ma non avete fatto un gioco per epilettici? Case che, pen case che pensano solamente al loro profitto. Verde, allora, ma metteteci anche, ragazzi, Ma non mi che fa? cazzo. Allora, non, Non mi nelle cazzo il avvertenze che fa? Non cazzo. hanno fatto neanche le critiche alle avvertenze. Alla vana I ricerca giochi di non vanno vita. bene per gente fotosensibile. Questa discriminazione. Ma vabbè, metticelo l'epilettico davanti alla PS4 e farlo morire di spasmi. Immagino quello, il bambino epilettico là davanti. Mamma, ti prego, toglimi. E la mamma, no, no, dai, a mamma, non fare così, dai, dai, che ti ci abitui. Cioè, Non ma che fare così. cazzo, Se Non fare così che ti ci abitui. vuoi chiamo l'esorcista. Veramente, cioè, ma che cazzo, ragazzi. Ma vaffanculo, cioè. Non mica cazzo del Vaffanculo. cazzo per ogni cosa. Vaffanculo, cioè uno non può usufruire di determinati prodotti perché no, 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 no. La conoscenza si acquisisce Vabbè, solo con la come sfida. vuole, come vuole possia. Un problema, è un problema, è tutto un problema. Vabbè. Non mi cagasse del cazzo, match, è davvero. Ogni cosa, Che ci vuoi fare, meglio? criticare ogni Non c'è più cosa. storia. Lascia perdere, figlio di un Purtroppo paesano che ha appena la finito la scuola di ingegneria e prende ma goditi 60 l'opera, l'hai avuta pure in anticipo, ti hanno dato una copia in anticipo, quei poveri No, no. stronzi. Oh, una copia in anticipo e cacano il cazzo. Perché come si fanno notare? Questo io come stavo dicendo prima del crack, è per farsi notare. È gente che non, nella sua vita non si sente inutile, fa delle cose inutili pur di farsi notare, pur di farsi perché non si basta a se stessa, non gli basta che abbia della gente attorno a sé, deve cagare il cazzo agli altri, è semplice. Alle altre cose, perché no, Tenteranno di ostacolare fa il tuo cammino polemica per al distrarti, momento in ma cui non perderai di poi vista il tuo scopo. si fa notare in maniera più o meno negativa o Ragazzi, positiva non o chiedetemi come ho cattiva. intuito che potevo fare questa cosa perché non me lo ricordavo proprio. Non ricordo cosa. Che posso intappare qua i laser con i blocchi. Ah, guarda che bello. Non me lo ricordavo proprio. L'ho fatto così, a istinto, non mi è mai successo. Vabbè, ma ci sta. Ah, ma comunque, questa cosa qua, perché... Stavo guardando qua come... Vedendo che cazzo stai facendo. Ma questa cosa, cioè, non... Forse la devi mettere su. Sì. Ah E comunque, no, proprio devo imparargli da qua sopra. Così, scendo e sotto è aperto. Bene. Ok. Cioè, è sempre gente che si vuol fare notare, si trova un modo per farsi notare. Twisted Possibile Thinking. anche la serie 6 hanno mandato insieme a... Ma capace, che caspita ne so, boh, può darsi, Io mi devo magari. lamentare! Oggi per esempio leggevo discussioni sull'SSD della Xbox Series X Porco. e leggevo appunto delle. Come la erano, adesso non so bene l'SSD, come funziona, in cosa compete l'SSD o cose del genere. Comunque, gli avevano mandato la roba, sulla Series X, hanno fatto vedere come l'SSD della Series X avesse dei tempi migliori della PS4. Ragazzi, Sti parliamo di... cazzi! Ma parliamo, ragazzi, di tempi... Cioè, che la differenza è... Quanto
qualche centesimo di secondo, ma scusatemi, o qualche secondo, adesso non mi ricordo bene, forse qualche secondo. No. Ma scusatemi, PlayStation 5 merda. No, me lo spiegate qua chi è? E per cui dicevano, ah sì, me li vedo io tutti quei giocatori che si mettono lì con l'orologio atomico a cronometrare che ci sta di. Ma è ovvio, ma è... chi se ne fotte? Chi se ne fotte? Allora ragazzi, cioè. No, no, hanno fatto, si stro, l'hanno fatto però, hai visto, hanno fatto il video proprio per rompere i coglioni, la PlayStation 4. Ma sì, ma è ma sarà vero, è vero, okay, che... Ma come, io non è che compro Xbox Series X perché riesce a processare per un frame di secondo. Infatti, velocemente. Cioè, ma se ne rendono, cioè, conto? È così poco dire, quel tempo, cioè che io non mi accorgo neanche che passa. Ma è come dire a un sarto, è come io che studio fisica vado da un sarto e gli dico... Senti, lo sai che il tuo metro fa schifo in confronto agli strumenti che esistono? Cioè, anche, che ne so, dai, molto mainstream, prenditi il... Adesso non mi sto ricordando come si chiama. C'è, cioè, uno strumento che riesce a misurare pure i centesimi di millimetro. E quello mi dice, sì, ma a me che cazzo me ne frega? Non è che per misurare un abito io ho bisogno dei centesimi di millimetro, mi bastano i millimetri. È la stessa cosa, io per giocare non è che ho bisogno di una velocità di calcolo del gioco di processione del gioco di centesimi di secondo o di secondi. A me interessa che entro un tot me lo riesca a fare. Poi è molto meglio che una console si concentri su altre cose. A me non mi interessa questa estrema. È come quelli là che dicono, io ho il computer a 300, a 240 fps, a 480 fps, ma che cazzo te ne fai? Che oltre un tot, c'è gente che c'ha tipo a 1200 fps di... Ma che te ne fai? Ma che cazzo te ne fai? Ma seriamente, che cosa te ne fai? Io ce l'ho più grosso. Ma che te ne fai? Cioè, che cosa ci devi... Con tutti questi FPS tu ci devi fare le robe a rate. Ma neanche mai giochi devi... neanche sono arrivati a supportare tanto, quindi. No, me lo so. Ma ti puoi vedere i video a rallenti con tutti questi FPS. Ma basta. Cioè, se tu non fai quelle cose, non ti interessa. Alidai, a un corso di fisica ti può interessare, ma non a vederti in video su YouTube. Quindi che io mi devo vedere il video su YouTube a rallenti. Cioè, da YouTube, dove cazzo è spuntato il cavallo? Esatto. No, però io ce l'ho più grosso. E vabbè, cazzi tuoi, cioè è la stessa cosa. Cioè, se uno strumento a te fa delle cose che non ti servono, ma io che me lo compro a fare? Cioè, questo è il fatto. Ma non perché son sonaro, perché ho la PS. Ma no, ragazzi, non lo dico. Se c'è. A parte che abbiamo anche la 360, abbiamo entrambi la 360, quindi non si può. Non si può. Vabbè, è vero che poi l'abbiamo abbandonata, però diciamo, c'è. Ma sì, ma se è uscita la next gen. Sì, lo so. Però diciamo che io non è, io lo dico. E comunque, chi dice che ha vinto Xbox One la scorsa gen, ha il prosciutto negli occhi. Quindi. C'è poco da fare. Ragazzi, cioè, di essere di le vendite, l'ho sempre detto, nelle console war. No, non parlo di vendite, proprio come giochi pubblicati. No, sì, lo so, no, ma in generale la vendita l'ha vinta la PS4, quindi c'è poco che fa. È come che la precedente gen l'ha vinta la Wii. La console war l'ha vinta la Wii, c'è tutto. L'ha vinta la Wii, poi uno ci può fare tutti i discorsi che vuoi. Il motion capture era meglio quello della Sony, sì, vabbè, quello che vuoi, ma Nintendo, se non è uscito un cazzo il motion capture della Sony, cioè, esatto, cioè, stavo per dire proprio questo, cioè, non è uscito una beata minchia, che cazzo vuoi? Sono cagate in 4 e tra l'altro era compatibile anche con PlayStation 4, si è visto come l'hanno usato. Sì. Lo stesso col VR, hanno puntato sul VR, sto VR, e adesso devo uscire, sì, il 2, non è uscito una beata minchia, devo uscire il 2 perché... Anche l'Xbox col Kinect. Peccato. Io ce l'ho qualche gioco. Io ce l'ho, sai cosa? È Disneyland Kinect. Ce l'ho anch'io. Troppo bello.
O Harry Potter Kinect, o Harry Potter Kinect, bello pure quello. Quella è tanta roba che muovi la mano, muovi la mano e muovi, fai così e esce l'incantesimo, tanta roba. Sì, erano fighetti, erano fighi. C'era anche Skyrim con Kinect. Dio buono Kinect. Ma c'era? Cosa? Dio buono Kinect, c'era. Dio buono Kinect, no, c'era Bonobo. Ma... povero, povero Dio, cosa gli ha fatto? Invece che c'entra Dio? Io non ho detto Dio Bonobo. Bonobo. Ora l'hai detto. Bonobo. Ora mi offendo. Ora lo dico. Io non c'era Dio Bono Kinect, c'era Bonobo Kinect, senza Dio. Poi. Ma esisteva davvero questa sto volta. Gioco? No, sto scherzando. Ah. Ma comunque, quindi... perché mi assonava. No, ma comunque assonava. Mi assonava. Che sono i sonari. Ma sei esatto, è tutto un complotto. Bill Gates, che anche se è della Microsoft, Bill Gates ci ha pagati per dire che la Sony era meglio. Che è sempre Bill Gates, ragazzi. Sempre Bill Gates, però fa complotti Bill Gates in tutti i modi. Bill Gates. Anche se è contro sé. Lui ormai è talmente abituato a fare complotti. Bill Gates. No, si dice. No, non far ridere questo scherzo. Offeso. Segnala. Questa cosa qua. Cioè, la categoria me l'hai messa ora. Sì, sì. Ah no, aspetta, quella nuova, aspetta. È crashato tutto paro. Dove cazzo devo andare? Sto livello ma un po' rotto. Queste robe della Series X può essere anche più potente della PS4, vero? Ma anche l'Xbox One era più forte, era come hardware più potente. Ma intanto se non ho giochi da farci girare, che me ne faccio? Appunto, cioè io. È come darmi una Ferrari ma senza le chiavi. Peggio una Ferrari senza col motore Fiat, cioè sì la puoi utilizzare, però sì, hai la Ferrari però non hai le chiavi per farla partire. Sì boh, ma che cazzo, non ha senso come cosa, ragazzi. Fanno male i denti, no. Anzi, non è come se una Ferrari la utilizzi in città. Ecco. E per spacchiartela, se ne vai in giro per spacchiartela, ma non io la Ferrari e tu no. Ecco, esatto, per dire questo, cioè, basta. Io la Ferrari e tu no. La Series X e dopo te la sbatti nel culo perché non c'hai i giochi su cui perché puoi... io la Ferrari io perché c'ho... io la Ferrari io c'ho i giochi sbirulini, va bene, io ho avrai gli stessi giochi che hai tu, però li ho su Xbox. Cioè me importa il frame rate, perché se il frame rate è brutto allora il gioco non rende. Mi cadono i coglioni, però God of War non lo voglio giocare, brutto. Ma a quel punto io, ragazzi, mi compro il PC. Io God of War non lo voglio giocare. Che è un gioco da sonaro di merda. Sì. Spider-Man è un supereroe per bambini, io. The Last of Us per vecchi. No, omosessuali. Per omosessuali, scusami. Per omosessuali, vediamo. Altra cosa, dici Halo è per figli. Halo figo. Poi abbiamo il nostro gran motore grafico. Ma tu l'hai vista la presentazione? Non so se hai visto la presentazione grafica del nuovo Halo. Tu l'hai vista? No, ancora no. Puntiamo però tutto sulla grafica. Il meme con il. Sì, ecco. Ma che è veramente quella grafica? Sì, è stata presentata così. Ma che davvero? Pensavo che il meme stava nell'esagerazione. No, ecco, il meme pubblicato io sì. Il meme pubblicato io sì. Ah, ok. Ma no, era concorrendo. Cioè, una grafica Xbox. Se era quella, non era semplicemente orrendo. Era una grafica di Xbox 360. Adesso che io mi ricordo,
forse qualcosina l'ho vista, effettivamente non è una grafica così così. Cosa cazzo devo fare? Cosa cazzo devo fare? Mi sono rotto i coglioni, sono rotto i coglioni. No, no, resisti, resisti. Comunque. Ah! Sì. Ma come si vede a parlare di PlayStation da. Non lo so. Non si discrimina, Matteo! No, 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 no. Potere agli ustionati. Potere gestionali, sì, sì, che sono dei grandi. Io ce l'ho lungo, duro e liscio. Porco. Io non so se hai visto come mi sono salvato, però vabbè. Sì, ho visto. Tanto ora muoio. Ora muoio. Morto. Allora, la mia intelligenza non è abbastanza intelligente da capire cosa cazzo devo fare. Devi sfruttare i... I pali, i blocchi. Sì, sì, lo capì. E vuol dire che se lei va lì, io vado qui. Mi tornerà domani. Cosa? Cosa? No, 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 no. Siamo uguali in fondo, tornerà. Forse cambierà. Non ho capito che dovevo fare. Ah, ecco, bravo, bravo. Questo. Esatto. Vai da questa parte. E poi dall'altra parte. Domani. Siamo uguali. Ah, ce l'ho fatta. Te lo anticipo. Bravo, 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 bravo. Ok. E quindi niente, questa. Cioè. Porco okay. Giuda per un pelo. Può essere anche vero. La cosa che dicono su. Su Xbox, per carità. Chiamatemi Sonaro, chiamatemi quello che volete. Io quando c'è una cosa che l'Xbox fa buona, la dico. C'è una cosa che fa buona la PS4 o se fa male la dico io sinceramente per come è la cosa io penso di comprare un PS5 se iniziano a fare alcune esclusive Bethesda dovrò vedere ma ancora è presto ancora l'accordo non è stato neanche concluso lo so però se fanno in esclusiva alcune robe The Elder Scrolls hanno detto già che non sarà il 5 almeno non sarà esclusivo se è il 6, hai ragione. Vabbè, ma meglio. Impossibile fare. Ma ci perdono. Ma io leggevo là, per esempio, su. Secondo me faranno un nuovo IP Bethesda esclusive. Ma Elder Scrolls è troppo famoso. Ma io metto. Ci mettevo là sotto il commento. C'erano altri commenti che dicevano per esempio io mi compro comunque PS5 perché c'ha così mi posso passare i salvataggi da PS4 a PS5 e che sono queste ragazzi le cose che contano non di quanto è l'SSD più allora c'è anche a dire che un'altra cosa utile dell'Xbox è l'Xbox Game Pass uno che con 8 euro al mese ti può giocare tutto quello che vuoi e anche i giochi che escono al day one questa è una cosa positiva e quella è una cosa. Ma sai qual è il discorso, Matteo? Che l'Xbox Game Pass, tu se tu lo sai dove lo puoi giocare? Su computer. Anche sul cellulare. E se hai un cellulare, tra virgolette, da gaming, puoi attivarlo. Infatti dicono che il servizio di cloud è attivabile anche sul cellulare. Ah. Con. Vabbè, non è lo stesso, ma sul computer, sul cellulare, per dire quanto è accessibile, quindi perché comprare... L'idea più logica sarebbe farsi un PC da gaming e la PlayStation 5, no? Spendere per spendere, voglio l'hardware, voglio il Game Pass, spendo tanto in una volta e buonanotte. Sono come quelli là che vogliono giocare videogiochi e si comprano il Mac. Forse cambierà domani. Siamo uguali in fondo. Io sono uno di quelli. Bravo Matteo, complimenti. Ah. Poi ti dicono no, ma l'Apple è meglio. Eh sì, grazie. Dipende cosa devi fare. Bravo. Cioè, semplice. Dipende da che cazzo devi fare. Io sto facendo il corso di informatica all'università. La prima cosa che dicono è il Mac è buono per montaggio e grafica, ma soprattutto grafica. Quaso. Davanti qua il montaggio oppure musica sì. Creare musica sì, assolutamente sì. Creare sì, musica assolutamente. Logic Pro X sì. Il fatto creatività è un buon PC da lavoro ma non da gaming sì.
assolutamente. Vabbè, al momento no, cioè... non credo abbiano ideato. No, neanche quelle nuove. Completamente. Cioè, penso che tu debba prenderti un quello là da 5.000 euro, il Mac Pro, per avere delle decenti. Delle decenti configurazioni hardware e dei decenti elementi del computer da gaming, neanche buone. Costa 5.000 euro il Mac Pro. Matt, ma secondo te forse cambierà domani? No, cazzo, come no? Anche perché se voi ci mettete per Apple, per giochi ne escono pochissimi. Cioè, non c'è un cazzo, perché anche le aziende lo sanno bene. Che cazzo me lo faccio per Apple? Che me ne faccio? Chi ci gioca? Un cazzo di nessuno, te lo dico io. Io ci vorrei giocare, ma tanto qua, questa operazione che hanno fatto di Catalina, questo hanno aggiornato il sistema operativo a Catalina, in modo tutte le cose in 32 bit non te le puoi giocare, cioè praticamente tutti i giochi che c'erano per Mac non te li puoi giocare. Che cazzo di senso ha? Nessuno. Cioè ti puoi giocare dei giochi che tu dici vabbè, ma neanche per passatempo, perché tutti i giochi, se tu vuoi proprio giocare mainstream tipo Assassin's Creed, GTA, queste cose qua, non hai il processore adatto, non hai la roba da... Poi mi pare che GTA addirittura è solo per Windows, quindi non parliamo, forse Assassin's Creed stesso è solo per Windows. Ma che cazzo, ragazzi, ma... Ah, ecco perché non capivo, perché c'è la piattaforma nuova. C'è una piattaforma nuova. Questa, ragazzi, è la mia PlayStation 5. Forse cacherai domani. Porco di Giuda, se è difficile. Ma che palle. Oh, ma che scarto di salto che fa. Oh, un millimetro va a 60 metri avanti, sto stronzo. Aspetta, vada piano. Poco. Ecco. E non va bene. Ah, stronzo. Salta. Siamo nati per ballare. Salta. Ma Angela, favolosa cubista e musica. Pagina, ragazzi. Allora, ragazzi, ormai finiamo tutti gli LC. Questa sera chiudiamo tutto. Che veramente non c'è senso fare un'altra puntata per un pezzettino di DLC. Quindi stasera tutta una tirata. Sì. Forse cacherai. Porco Giuda, per un pelo. Fatto tipo Matrix. Metto una domanda. Ma Odyssey? Ce la vai a finirlo? Spero. È vero che la leggenda dice che forse cacherai domani, siamo uguali in fondo al forno. Che qua si parla di saltare. Ah, uno stronzo. Dove siamo? Cosa? Tutto sto rosso, mi sto confondendo, vabbè. No.
Forse cambierà. Ma di che è sta canzone? Non è di Fragola. Lorenzo Fragola? Ma è scomparso, sì. Anche lui. Non è che non fa musica. Ma che cazzo non sono riuscito a fare, sto cretino. No. Cretino. No, 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 no. Porco di giù dai laser. Forse cacherò domani. Siamo uguali in fondo. Pong. È morto cadendo. Forse cacherò domani. Siamo uguali in fondo. Forse arriverà. E niente, Matt. Sì, dica. Sono confuso. Start. God of War. God of War. God of War. Sono morto. God of War. Straordinario. Guarda quanti soldi hanno investito in questo progetto Animus degli anni Ottanta. Stavolta dobbiamo andare più a fondo. Scopri che cosa cerca l'Abstergo nel nostro DNA. Forse scoperai. Conto sul tuo aiuto, Clay. Domani. Siamo uguali in fondo. Ma Matt, ma Dave? Che cazzo ne sono io? Ma forse Ciccio dice ho finito di ripassare. Ciao Ciccio, noi abbiamo finito i ricordi di Desmond, ora stiamo facendo i ricordi di un altro tipo e Revelation sarà finito per sempre. Sono dei ricordi blicchini. Guarda un attimo ragazzi, un attimo perché di pausa. Ciccio non si dice cosa? Ma forse arriverà domani. Siamo uguali in fondo. No, raga, ma prendiamo un altro argomento importante. Non cosa ne pensi della vittoria di Biden, ecco, negli Stati Uniti? Visto che ancora non ne abbiamo parlato in live, no? E quali potrebbero essere le ripercussioni con la politica estera? Perché oggi ho visto un servizio per il quale praticamente Biden non aveva per niente a cuore Erdogan. Ha risposto a un tweet, non mi ricordo, sulla sua politica. Sì. E pare che possono ricominciare i scontri. Tu cosa ne pensi in generale dell'elezione del futuro degli Stati Uniti? Allora, intanto personalmente anticipo che sono contento, cioè contento, sono soddisfatto dell'elezione, come è andata. Perché vabbè, non in sé per sé non tifavo per nessuno dei, cioè no, tifavo per Biden, però dico non mi andava un genio nessuno dei due, però molto di meno mi andava genio Trump, quindi. Almeno Biden è democratico, quindi diciamo che è più che altro più vicino alla mia concezione di politica. Quindi ipoteticamente, essendo democratico, vabbè, si vedeva anche dalla gente che ha portato nei collegi come candidati, alla fine il partito è democratico, quindi dovrebbe essere quello più tendente a sinistra, quindi quello che mi piace di più. In generale, finora i candidati democratici hanno più rispecchiato quello che era il mio pensiero rispetto a quelli repubblicani, anche perché quelli repubblicani hanno veramente, sono di estrema destra, ragazzi, quindi diciamo, potete ben capire. Semplicemente, meno male che ha vinto Biden, secondo me, meno male. Sicuramente, almeno penso, sarà meglio di Trump, poi non si sa, ragazzi, bisogna vedere. Poi scoppia la terza guerra mondiale. Le ultime parole famose. Poi se hai tempo puoi anche parlare di cosa ne pensi di questo vicepresidente che ne parla come se fosse venuto il nuovo messia. Esatto, c'è pure questo del vicepresidente.
Il vicepresidente, sì, vero, stavo pensando alla First Lady in realtà. E no, no, la vicepresidente Kamala. Sì, 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 ce l'ho presente, ce l'ho presente. La vicepresidente, che ancora io sinceramente non l'ho adocchiata bene perché devo informarmici un po' di più su di lei. In generale, questa è la mia opinione personale, ok, su Biden. Adesso un po' magari guardiamo un po' i risultati. Così, in aria. Allora, in primis vorrei fare una parentesi sulla First Lady. Ragazzi, ma che cazzo siete scelti? Porca puttana, io non ho mai capito questa cosa della First Lady. Chi è la moglie? Cazzo, è la moglie! Chi se ne fotte? Cosa fa la First Lady? Cosa è la First Lady? Chi è cazzo è la First Lady? Ma non avete spiegare che cazzo ve ne frega! Cioè, hanno votato a lui. E lui, il presidente, no, sta fissa del partner accanto, no, perché poi se dico donna accanto poi pare che sto facendo delle discriminazioni, no, no, del partner accanto, ragazzi, chi cazzo se ne frega, quello che prende le decisioni. Ma Melania Trump, diciamo che ce la saremmo tutti un po'... Ma io sinceramente ero un po' tiratuccio. Vabbè, tu pensi Banca sempre... invece, pensa mamma mia, Ivan. Pensa sempre a quel discorso, Matt, se ti dovesse dire, se ti dovesse dire... Dica la troiata, le dici di no? Eh? Le dici di no? Ma non sapevo, bisogna non vedere. Testa di cazzo. Comunque, passiamo ad altro. Ivanka invece, madonna mia. A Ivanka le spezzeremmo l'anca, no? Ma veramente, ma bravissimo. Concordo in pieno. Che cazzo? Anche Ciccio dice: meglio di Trump, anche io. Sì, ma sì, ma chiunque. Prendi il primo barbone per strada, penso che sia meglio di Trump. Poi, vabbè, ragazzi, uno non lo sa. Bisognerebbe vedere. Magari, ripeto, come diceva Salvo prima, magari quello fa scoppiare la terza guerra mondiale. Trump non la fa. Cioè, sicuro che è solo la morte alla fine. Sì. Comunque, il ben costume. E quindi c'è questa storia qua, ragazzi. Anche Hitler si è attraversato da moderato. Vabbè, sì. Diciamo certo. Un occhio un po' attento l'avrebbe capito. Vabbè, sorvoliamo su questo. Diamo adito ai complottisti. Qui si sono contenti. Sì, e soprattutto devono insinuare che, guarda caso, si è trovato un possibile vaccino appena è stato eletto Biden. Questo è un complotto delle aziende farmaceutiche. Questa non l'avevo sentita. No? No, l'ho letto oggi nei commenti di un post di un giornale o di un telegiornale di una tipa che ha scritto che, guarda caso, hanno trovato il vaccino appena è stato eletto Biden e non prima né dopo. Complotto, ti giuro, non sto scherzando. Ma io non ho capito quale sarebbe la correlazione. Una cosa creata, un complotto per perché tutte queste persone qua sono convinte che il coronavirus e tutto il resto sia una marchetta creata per far arricchire i paesi, convincendo che siamo che i morti sono creati, no, invenzione alla stampa, non c'è niente. Ma dico, ma anche se fosse, ma per guadagnarci soldi, così dicono, quindi per curarci il coronavirus c'è questo vaccino che tu devi pagare, quindi lo fanno pagare a peso d'oro o anche comunque lo fanno pagare un prezzo giusto che in massa per tutti i paesi del mondo arricchisce le ma in tutto questo Biden che ci azzecca. Che è architettato da lui. Ah, quindi solo dopo che ha vinto. Vabbè, lasciamo perdere. Cercare di capire la logica. Perché gli serviva essere eletto per poter far uscire, no? Capito? Perché giustamente lui c'entra con il vaccino che c'è in Europa. Aveva bisogno del potere per poter dire alle persone. Perché Trump non voleva. Penso sia un Novax Trump. Comunque, uno di quei complottisti. Sì. Lui ha il potere e dice: indossate la mascherina perché il virus esiste. Perché per Biden è importante il virus. Per Trump dice: vabbè, buone putte, non è niente, io sono guarito in 3 giorni. Quindi Biden dice che ci crede, che invece la crede è una cosa un po' più seria. Che fa? Mettete la mascherina, esce il vaccino, quindi Biden ci guadagna, no? Quindi crea paura, vuol dire che con tutti questi viaggi mentali ci guadagna Biden, ok.
le aziende farmaceutiche, dittatura sanitaria. Fatto in Germania, per un vaccino fatto in Germania c'è Biden in America. No, ma ci sono le associazioni segrete, Matteo, la massoneria. Certo, giusto, la carbonella. Ma che la massoneria, l'ordine, un ordine mondiale. La carbonara, no? Chi c'era, no? La carboneria, no? Sì, sì. E comunque, quindi, vabbè, a parte queste farneticazioni, Ciccio scrive che a Campobello stanno apparendo un po' di casi. Complimenti. Bene, ecco, allora, proprio. Vabbè, che hanno fatto bene a chiudere le scuole. Sì, sono 13.000 abitanti, tutti per la maggior parte anziani, ne lo piglia uno, genocidio di massa. Ma infatti. Genocidio, perché chi è giovane poi dopo un po' va via perché è obbligato ad andare via per lavorare o studiare sicuramente, no? L'università li è parati, non c'è. Magari 13.000 siete. 13.000 e 13.000 comunque, insomma, certo c'è un errore bello grosso tra i 13.000 e comunque. Siete questi all'incirca. Vabbè sì, sul... Forse il censimento dice che siete 13.000, però... Beh, dipende a quanto risale. Io non mi ricordo quando è stato... Io non me lo ricordo quando è stato l'ultimo censimento. Sono tutti fuori, infatti. Per capire quanto era piccolo. E che tutti i campobellesi poi per lavorare vanno a Desio, in Lombardia, oppure in Germania. Minchia, proprio... Ma un sacco in Germania, ma molto tanti. In Germania veramente tantissimi ci vanno. Perché ragazzi, in Germania c'è un bassissimo tasso di disoccupazione, quindi tu lo trovi immediatamente il lavoro. C'è la zona della Germania che è tutta campobellese. Desio è tutta campobellese in Lombardia. Dove vai, vai? Ma che sei campobiedo? Sì, pure io. La mia domanda è perché la gente è fissata che che in Italia tu non trovi lavoro perché non lo cerchi, perché poi uno se ne va fuori e lo trovi il lavoro. Com'è questa storia? Cioè, perché fuori la stessa persona che stava in Italia non lo trovava e poi fuori lo trova? Questa è la cosa che io, cioè, ma magari perché quella persona non sta cercando quel determinato lavoro di cui parli tu. Ma forse cambierà domani, Matteo. Siamo uguali in fondo. Ma sì, perché siamo quello in fondo, sì. Siamo uguali, ti sfondo. Ma che sto facendo? Ok, ce l'ho fatto. Che sono tu. Stavo facendo minchiata, vabbè, lascia stare. E quindi questo? E quindi dicevamo, non è alla fine ti ho interrotto per un complotto. No, non mi ricordo più. Parlavamo di Biden. Ah, delle elezioni, sì. Quindi questo in sé per sé è quello che penso io di Biden. Io avrei preferito Sanders, ma l'America sappiamo che è praticamente tutta di destra. Sanders è quella voleva rendere l'America un'utopia comunista, vero? Sanders socialista. È socialista, poi sì, socialista, vabbè. Una serie di persone di idee, sì, socialiste. Sì, ho letto, mi ricordo. Ma completamente, ragazzi, cioè, non è per niente l'America. Ma neanche una percentuale minima, sbaglio. Quella donna è Sanders, quella femmina? No, è un uomo. C'era, mi ricordo, visto che... Ma Sanders è nelle primarie dei democratici, ai tempi, era contro Biden. Era decidere se doveva scontrarsi con Trump o Biden o Sanders. E hanno votato Biden, anche io mi aspettavo abbastanza, perché dicevo, vabbè, sì. L'America socialista, sto cazzo, cioè, un'utopia, è un sogno che è bagnato, che rimarrà solo nel mio sonno, quindi non ci sarà mai, tra tanto tempo forse ci sarà una cosa del genere, non penso. Appena quelli odorano un po' di sinistra, subito pare che appena quelli odorano, perché la sinistra si può odorare, sì, certo, non sei biffetto di me, no, lo scherzo, uno no, è vero. Sei zitto. Comunque, quindi c'è questa cosa qua. Comunque, parlando più cinicamente e stoicamente delle elezioni, stoicamente, ti droghi. Staccandoci un po' dall'opinione personale. E dimmi, Matteo, ti droghi? Sì, per distaccarmi mi drogo. Faccio di
anfetamine, droga leggere, LSD, MDMA. No, ma comunque il YMCA. YMCA, sì, è una droga. YMCA, sì, me la faccio mettere nel culo, ragazzi. Avete problemi? Non lo so. Ma comunque, nel le elezioni sono state. Le erezioni. Le elezioni, sì. Non le elezioni, le elezioni. Non sapevo che stavi andando a finire. Sì. Ma comunque, come sì, già lui, sì, perché, sì, perché, sì, perché Trump aveva pensato, anzi, aveva dichiarato direttamente all'inizio che aveva vinto? Perché quando hanno fatto lo spoglio, hanno iniziato a fare lo spoglio dei voti, quelli quando hanno iniziato a fare lo spoglio dei voti in generale, hanno iniziato a fare lo spoglio dei voti non via posta. Erano i voti quelli fatti in urna. E i voti che erano stati dati davano Trump per era in vantaggio, diciamo, tra virgolette, Trump. Venezia, e non ragazzi. Solo era non solo era in vantaggio Trump, ma in più ci sono, dovete sapere, all'interno degli Stati Uniti i cosiddetti purple states, cioè ci sono degli stati che sono tendenzialmente più di destra e degli stati che sono tendenzialmente più di sinistra, cioè sono più o più repubblicani o più democratici. Ma... e generalmente nelle elezioni spuntano quegli stati come sempre con gli stessi risultati, diciamo. Quindi cosa era successo? Che alcuni dei purple states, come la Florida, facevano parte dell'onda rossa, cioè di quello che sì, gli americani sono al contrario, cioè il rosso è il repubblicano, il blu sono no, i democratici. Cazzo, ero arrivato alla fa. Vabbè. Sì. Siamo una squadra. Ho arrivato alla fine. Visto ora la morte, ero visto ora in questo momento. No? Sembra, questi sono il dropper di Minecraft, bellissimi, non ti ricordi? No. L'hai fatto un dropper in Minecraft, su Minecraft, tu ti buttavi dall'alto, però senza queste cose, ti buttavi a sentimento, dovevi arrivare in fondo senza morire. No, non l'ho mai fatto. Ma vabbè, dai server. Ma se dovessimo mai riprendere Minecraft. Sì, lo dobbiamo fare, per forza. Ma comunque, quindi uno di questi purple states, come la Florida, adesso non mi ricordo quali sono gli altri, li aveva Trump. Perché cosa sono i purple states? Sono quegli stati che nelle elezioni sono i più instabili, cioè sono alcune volte repubblicani, alcune volte democratici. Quindi chi se li prende, in poche parole, ha vinto le elezioni. E appunto, avendo alcuni di questi purple states, Trump aveva già dichiarato la vittoria. Un altro problema era qual è? Che generalmente chi dichiara la vittoria in America praticamente ha vinto. Gli americani sono molto, essendo anglosassoni, sono molto sulla parola, no? Quello che dici. Dai nemici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io, qua dice. Tanti, quando sei 5 volte. 5 volte. È un vecchio detto bellissimo. Ragazzi, dovremmo essere al ricordo finale, ricordo 5, effetto osmosi, credo sia il finale. Vabbè, comunque lo finiamo a prescindere, cioè, comunque, ripeto, non ha senso. Vabbè, tanto ce l'hai il tempo. Quindi. Mancherebbe un quarto d'ora alla fine, in teoria, vabbè. Però vabbè, in caso mi prendo qualcosa. Ragazzi, ma è come ti senti tu, quindi? Ah, io forse per me. Vabbè, comunque, e quindi... abbiamo quindi c'erano questi purple states che erano andati a finire su di più a Trump, però ancora non si erano votati, non si erano andati a vedere tutti i voti via posta, che erano quelli là anche in più. Oddio, Eva che tenta Damo, non me lo ricordavo. Io non ho mai fatto sto DLCN, non ho la più pallida idea. Quindi diciamo che E si sapeva che molto probabilmente tutti questi voti erano tendenzialmente democratici, ok? Quindi lui subito ha detto: io ho vinto, perché in America chi si dichiara vincitore praticamente è il vincitore, ok? Il problema qual è? Che sapeva benissimo Trump che i voti via mail
via posta, via posta, e sono tutti quelli tendenzialmente democratici, quindi si è fatto questa uscita in quel momento appositamente, perché così diceva: vedete, io ho vinto, tutti gli altri voti sono illegali. Lui ha iniziato a dire che quelli via posta erano brogli, anzi non l'ha iniziato a dire subito, perché sennò se vinceva lui poteva buttarsi la zappa sui piedi, anche se per l'elettorato di Trump non è un problema, perché tanto è come quello di Salvini, lui dice qualcosa, tutti Salvini, quanti si allettano. Salvini che ha fatto Trump 2000, madò. Sì, ma mi ricordo ancora che andava in giro con la mascherina con su scritto vota Trump, ma prendere le briciole del a racimolare le briciole. Ciccio, ma che schifo, cosa ti viene in mente a quest'ora? Il treno di Combatanus, chi dimentica è complice. Ma quello che è questo treno? Vabbè, te lo racconto questo aneddoto, dai. Dica. Stavamo giocando a Combatanus. Ma ti si parla di... ora ho 18 anni, si parlerà di... 7-8 anni fa. Forse anche 9 anni fa. Giocavo a combattere, mi siamo messi nel treno, c'era un treno, tu potevi camperare in un treno, così se entravano li sparavi, oppure ti mettevi tipo all'angolino col cecchino e sparavi gli altri. E insomma, sì, sembrava molto equivoco, no? Dove devi in cose nascoste puoi fare cose, no? Niente, è uscito il pisello, io, nella vita vera. Cioè, a imitare quello che può succedere nel treno di Combat Arms. E che cazzo? Il mio cugino evidentemente lo ricorda fin troppo bene. E chi dimentica è complice? Non facciamo passare. Mi hai traumatizzato. Ma ancora ce l'avevo piccolissimo quel tema. C'è 9 anni. Beve. Ancora ce l'hai piccolissimo. Cioè, piccolo. Insomma, come ce l'ha un bambino di 9 anni? Mi hai traumatizzato. Ma che stai zitto? Vabbè, comunque, negli affari di famiglia. Vabbè, ho fatto niente alla fine, eh. Insomma, è stato due secondi. Anzi, mi ricordo che si è spaccato dalle risate, ora mi sta denunciando. Beh, certo, che deve fare? Dovete mozzare. No, si è spaccato dalle risate, poteva piangere, per ride. Vabbè, comunque, dopo questa scenetta tragicomica, perché... che è successo? Conferma il tuo bellissimo ed anche un gusto amaro, Edoardo. Sembra essere Dave. Edoardo non scrive cose così lunghe con così corretta punteggiatura. Ma perché Edoardo entra più nel canale, nella pagina? Mi dissocio, scrive Ciccio, infatti. Quindi Dave, perché non vieni in live? È stronzo. Risponderà mai lei. Ma comunque, quindi diciamo con che... Quasar la tua casa fai brillare, Matt. Cosa? Con Quasar la tua casa fai brillare. Con Quasar la tua casa fai brillare. Sto studiando, ne ho approfittato per un saluto, ma sono le 23:31. Ti ricordi il mondo di Minecraft? Ma ci abbiamo giocato pochissimo a casa di tuo cugino. Di Giovanni, cioè, a casa di tuo fratello, Questa è la... Sì, finiamo così. Quindi vuol dire che settimana prossima, di martedì, se Matt non si compra Valhalla, cioè se Matt si compra Valhalla, martedì prossimo tocca a te, Dave. Ma quindi, dice Dave, sì. Quindi sì. Ma quindi sì. Mi spiace. Dovrei affrontare la tua nemesi, Dave. Ma un bel gioco, sì. Io l'ho rigiocato, ho fatto anche le seconde, mi sono divertito tanto. Mi direi una bugia, sì. Allora, io lo dico sempre, Assassin's Creed 3 non è che è brutto, è bruttissimo, sto scherzando, no, ma è in confronto al resto della saga che diventa grigio, diventa... Meno mi ha entusiasmato. Non capisci niente! Stai zitto e gioca in Unity. È un Assassin's Creed 1, uno come può? Infatti Dave, come puoi lamentarti dopo che hai giocato l'1? Cioè, praticamente stai andando a giocare oro in quel punto. Quello che è stato... È orribile, quasi ai livelli di il pollo di pallone. Sì, vedi delle minchia. Il terzo capito di pollo di pallone. Io vado a letto, che sennò il dottore... Buonanotte, vabbè, salutami lo zio Luigi. Buonanotte. Mi rifiuto.
Buonanotte Ciccio, buona scuola domani. Comunque niente, quindi cosa è successo? Poi addirittura Trump più avanti ha iniziato a dire che i voti per posta. Ah, grazie sono... Ciccio, grazie a te. Buonanotte a tutti. Grazie a te. Ciao Ciccio. Quindi poi ha iniziato a dire che no, i voti per posta erano a rischio di broglio. In realtà non ha vinto lui per broglio elettorale, perché se vinceva lui non c'era nessun broglio, se lui perdeva c'è il broglio. Così funzionava, così, perché prima non c'è il broglio, poi c'è. Cazzo vuol dire? Cioè, con quale logica, scusami? Se tu sai che c'è un broglio, lo sai, punto. Invece no, il broglio c'è stato perché lui ha perso. E allora non è che il broglio c'è stato e quindi hai perso, no, è perché hai perso che c'è stato il broglio. Ma vaffanculo Trump, cioè. E poi non solo, è dimostrato che il voto per posta non è a rischio di, cioè non, certo, se poi viene un broglio è un altro discorso, però diciamo che non è che perché per posta c'è un maggior rischio di broglio, non è in questo modo. Hanno dei metodi per evitare che questi voti per posta siano imbrogliati. Poi bisogna vedere se succede un broglio, insomma, bisogna vedere. Però finché lui non porta nessuna prova, il broglio non c'è, non sussiste. Però lui già ha portato una schiera d'avvocati, sta iniziando ha denunciato la Pennsylvania, proprio lo Stato ha denunciato, perché all'improvviso, no, la Pennsylvania è diventata che da che Trump stava vincendo, cioè alla fine ragazzi c'è stato un ribaltone. Effettivamente è impressionato anche me, perché quel paese era rosso ed è diventato blu. Sì, era ma di essere, infatti l'Associated Press non aveva ancora dichiarato il vincitore, perché lo sapeva. Ho scoperto con amarezza che molti italiani troppi credono nei broi, ma certo, si approfittano di chi non capisce un cazzo per vincere. Ma cioè, ragazzi, è abbastanza... Fare leva sulle... Ma sì, ma è abbastanza diciamo... Non mi viene, cioè... Non è così sorprendente, diciamo, perché gli italiani... Lo vediamo, cioè, quanta roba i propini si mangiano, si inghiottono, si fanno mettere il cazzo in gola. È così in continuazione. Gli ho somministrato del pliperidone. Vedi, già, solo per leccare così al culo al Salvini. Cioè, sì. È più di un anno che state lavorando. Diciamo che quest'uomo ha bisogno qualsiasi cosa faccia, Salvini, ma non perché. Ma non per una. Che io mi occupo giustezza di quello che fa Salvini. No, se tu senti la gente ti dice: ah, perché lo fa Salvini è buono. Tu una persona del genere come la vuoi come gli vorresti spiegare un qualcosa? Come gli puoi spiegare che Salvini non come lo vorresti convincere? Non lo puoi fare, perché se per lui quello che fa Salvini è tutto a posto, cioè, è così, cioè, per lui è così. Non c'è altro modo. Ma comunque il... E quindi Trump, no, c'è il broglio elettorale, c'è tutta questa cosa qua. E lui ha continuato a scrivere su Twitter: ho vinto io, ha fatto dichiarazioni in pubblico, come presidente degli Stati Uniti ancora, ha detto: guarda, se contiamo i voti illegali perdo. But if we count the legal votes, I easily win. Io dico facilmente, perché lui dava la frecciatina per dire: se voi contate solo quelli là che non sono via mail, via posta, io vinco facilmente. Che è vero, cioè lui aveva vinto ampiamente se contavi solo quelli là nell'urna, ma mio caro, esistono pure quelli per posta. E sorpresa ragazzi, per chi non lo sapesse, il voto per posta non è ora che se lo sono inventati gli americani, lo fanno da sempre. È la prima volta che lo fanno. Si faceva anche in passato. Quindi, non ho capito perché adesso è diventato a rischio broglio, adesso ci sono i brogli, tutte queste cose qua. Adesso è diventato in questo modo perché Trump l'ha perso. Vabbè. E la cosa grave è che la gente ci vada appresso, perché infatti appena lui ha detto: e no, sono io il vincitore, mezza America, cioè tutti quelli che lo hanno votato, hanno fatto casino.
Perché poi alla fine, se tu vedi l'elettorato di Trump, ragazzi, è il medio americano, eh? L'elettorato di Trump è l'uomo medio americano dell'entroterra, soprattutto, perché quelli del New England, quelli dell'East e West Coast, dell'East Coast, perché più che altro il New England è proprio nell'East Coast, no, il West Coast, quindi tutto quello che è nel West Coast e nel New England sono diversi dall'americano medio, perché quelli vivono in città, vivono in stati, diciamo, attrazione più industriale, terzo settore, eccetera eccetera, mentre quelli interni vivono più attrazione agricola. Quindi sono, come diceva anche Gio Pizzi, sono quelli là con due denti, tutti arrappati, con il gran turco in bocca, che seduti sulla seggiola fatta di paglia, e si guardano il loro campo nell'entroterra americano. Cioè, così, cioè, quello che tu trovi in Colorado, quello che tu trovi nello Utah, lo Utah, ragazzi, è un ammasso di religiosi bigotti. Che cazzo, cioè, che cazzo, cioè, sono tutti i mormoni, sono tutti quanti con il paraocchi, così, cioè, voglio dire, lo Utah sono così, tutte robe come queste cose qua, tutto l'entroterra americano è così, mentre altri come il New England, come la California, come New England, vabbè, per chi non lo sapesse, è la zona in cui ci sono state le prime colonie americane, quindi New York, New Jersey, gli staterelli piccolini come District of Columbia, che sarebbe invece Washington DC, c'è il Maryland, c'è tutte queste robe, tutti questi staterelli piccolini, più o meno grossi, New York è abbastanza grandino, come stato, sono attrazione maggiormente industriale, quindi non, un po', diciamo, hanno studiato, capiscono un po' di roba, capiscono un po' che Trump è un coglione, mentre l'agricoltore nell'entroterra ti dice, vabbè, ma a me che cazzo me ne frega, a me mi interessa semplicemente che io mi posso lavorare alla mia terra e che non mi scassi nel cazzo, fine. Bah, quelli sono quelli là che appena ti avvicini a un chilometro dalla loro terra escono col fucile a pompa e ti sparano. Ma come col fucile a pompa a un raggio di un chilometro? Sì, non ti preoccupare. Col moschetto. Sì, veramente. Fuori dalla mia proprietà. Fuori dalla mia proprietà, bastardo, l'unico bisonco. C'è West Virginia. West Virginia. Scusate. Esatto, cioè, capito? Vabbè, ho dovuto. Sì. Mama, take me on country roads. Una cosa buffa è che I hear a voice in the moonlight, she calls me. In West Virginia si chiama West Virginia, ma l'East, l'ipotetico East Virginia, non si chiama East Virginia, si chiama Virginia. The radio reminds me of my home far away. Quindi questo, ragazzi, le elezioni americane adesso il problema è grosso. Perché? Perché generalmente quando un candidato per la presidenza americana perde, generalmente si fa il concession speech, ok? Il concession speech, cioè praticamente sarebbe quel discorso in cui ammettono di aver perso e dicono basta, abbiamo perso, siete stati tutti grandi, siete stati tutti una manica di luridi bastardi che mi avete sostenuto, basta, però abbiamo perso, ci abbiamo creduto. Silenzio, ma un attimo, non abbastanza. Silenzio, ora c'è una delle rivelazioni del gioco. Sì, Revelations. Questo teatro, me lo ricordo questo. Entra in gioco il tuo background. Se i tuoi esperimenti con Desmond nell'Animus non andassero come dovuto, lo farei uscire dall'Abstergo. Portalo in qualche posto in cui si senta disposto a divulgare i suoi segreti. I tuoi assassini dovrebbero servire allo scopo. Visto che Desmond leggerà le nostre email, faremo in modo che le comunicazioni segrete fra te e gli assassini proseguano senza intoppi. Dopo che ti sarai inserita, verrò a prelevare i nastri dell'Animus. Fai in modo di sembrare sconvolta. Devi risultare convincente.
Esmond ti condurrà alla mela e tu la porterai dritta da noi. Contiamo su di te, Lucy. Sei stata preziosa per l'Ordine Templare e noi non dimentichiamo la lealtà. Oh, sì. Una volta all'interno del loro nascondiglio, forse potresti chiedere agli assassini come mai ti hanno lasciata sola tutti quegli anni. Ecco ragazzi, perché Lucy ci ha tradito. Perché la mela ha ucciso Lucy, perché Lucy ci ha tradito. E faceva il doppio gioco nel doppio gioco. Che buttana. Ed ecco perché lui si viene uccisa dalla mela, che riconosce il tradimento. Ricordo 7. La fine. Credo sia la fine anche del nostro DLC e della nostra serie su Revelation. Ora i tuoi occhi sono aperti. Aiuta Desmond Miles. Lo farò. Devono tutti soffrire ciò che abbiamo sofferto noi. Vai Matt, continua. Stavo a dire, non sono scordato. Il discorso di consciousness, siete dei stronzi. Ah, il concession speak. E praticamente il candidato perdente quindi dice sì, grandi, siete stati grandi, ci abbiamo creduto, ma non abbastanza, basta, abbiamo perso, basta. E questo dovrebbe praticamente dare il via, dovrebbe dare, dovrebbe dire vabbè, basta, ha vinto lui, fine, siamo stati tutti bravi ma non ce l'abbiamo fatta. E questo ufficializza, diciamo, la vittoria delle elezioni dell'altro candidato. Questo consensus speak non c'è stato assolutamente, anzi proprio il contrario, cioè Trump ha detto: no sto cazzo, io non mollo perché c'è stato un brogli elettorale, tutte queste cose belle. Che è alla fine consensus speak, è una uscita di scena elegante, cioè tu dici vabbè, ho perso, basta, basta, inutile calcare la mano, non ho perso un cazzo. No, lui non ho perso un cazzo, un signore, un lord inglese. Sì, lui, ecco, certo, viva l'America, cazzo. Ma no, l'inglese no. Tu colono, colonizzatore, quale colono? Sì. Colonizzatore bastardo. No. No. Non è un lord inglese, lui è un lord americano. Comunque, quindi lui ha fatto sta cosa qua, ha fatto sta porcata alla fine. Vabbè, qual è? Perché alla fine i suoi elettori sono come a lui, ripeto. Quindi è l'uomo medio americano è così, ragazzi. Io immigrati, sto cazzo, se sei povero è colpa tua, queste cose qua. E tu lo sai, batti le mani. Batti le mani. Quindi era, diciamo che in questo modo. E quindi questo complica la questione. Senti un attimo che c'è un momento un po'. Sì. Tutti i glifi, ragazzi. Tutti i glifi di Clay. Tutti quelli col sangue scritto nella parete di... attivata. Parla. Che cosa? Puoi parlare? Ah, continua? Ah, ok. E quindi non si sa ormai come cazzo si deve procedere, perché questo qua vuole fare ricorso alla questo qua di nome Trump vuole fare ricorso alla Corte Costituzionale, si è messo la giudice suprema così alla fine, così bella, ah, può anche dargli ragione. E niente, quindi bisogna vedere mo che cazzo succede.
perché anche diciamo che ha maggioranza repubblicana la Corte Suprema, quindi sono cazzi. Quindi si arriva alle elezioni? No, non mettono lui presidente, mettono Trump presidente, non si parla. L'America è molto meno sportiva in queste cose. L'America è molto fatta male, l'ho sempre detto, l'America è fatta male. Fa schifo, ragazzi, fa schifo in toto, proprio. C'è poca roba che va bene in America. Socialmente fa pena, se tu lo vedi dal punto di vista militare, economico, sì, vabbè, bravi, siamo bravi tutti, con lo schifo che c'è nella società, a questo punto, ragazzi, facciamo una bella dittatura, sì, economicamente e militarmente diventi dei fighi, sì, grande, però poi la tua società va a puttane, cioè, va bene, contenti voi, ma di essere è così, è abbastanza matematico. Tranne il fascismo, quello fa schifo. Ma comunque. No, sei invidioso. Non sono invidioso. Sei invidioso del grande Benito. Del grande Duce. Voi ve ne rendete conto che i fascisti non sono riusciti neanche con una dittatura a rendere economicamente forte l'Italia? Cioè, e militarmente forte la... c'è follia. Beh, diciamo che dopo la dittatura è uscito il boom economico, quindi per un periodo. Vabbè, ma quello è stato appunto c'è stato il boom economico, perché mica in teoria è grazie al fascismo. No, ma quando muoio completamente. bello ragazzi, veramente proprio. Ma comunque questa cosa qua, grande Vittorio Emanuele III. Sì, un gran coglione. Non si dice. Quindi queste cose qua bisogna vedere adesso il mio re. Cosa succede. Sì, il mio re, sì. No, ma sì, Emanuele Filiberto, infatti. Madonna, ragazzi. You can touch my mano. E quindi niente. You can stop the Edo. Sai che sta facendo Edoardo a quest'ora? Si starà portando avanti. Matt, hai visto? Che madonna, quella serie sul bordo. Peccato. Ma l'hai visto il killer nuovo? No, ancora non l'ho visto. La faccia del killer non l'ho visto. Falla vedere. Volevo fare da spettatore. Allora, Il trailer, guardati. Vediamo lo trailer. È figo anche i poteri che ha. Allora, vediamo. Avevi mandato, mi pare, sì? Sì, contato di porca troia. Quello è il gameplay. Folletto horror. Quello è il gameplay. Ok. Aspetta. Sbagliai. Dove cazzo è? Oh, per il pomeriggio sto finendo Revelation per domani. Anche nei DLC. Era destino. Ecco. Dovevo finire la sequenza di la storia di Desmond prima di giocare Valhalla. Upload dei dati iniziato. Madonna mia, sembra che di Bates, ma che bello.
A Binding of Kin. A Binding of Kin. Madonna mia. E c'è anche un nuovo tema, sì. Fatto benissimo, bellissimo. Sì, è molto, molto medievale londinese. Francese il killer però. E anche le sopravvissuti. Non sono beccato. È inglese, è Talbot, la piaga. Ah, vero. Scozzese, vero. Scozzese. Sì. Quello, quello è proprio più vittoriano, capito? Sì. È più fino ottocentesco. Steampunk. Porco di Giuda sta parte. Steampunk, sì, esattamente. È proprio steampunk. Il dio Bono. E... che ne pensi? È figo. Figo. Molto carino. Lei sembrava tipo una sottospecie di gnomo. Le puzza un po' la figa, vero? Ma no, così, madonna mia. Questa non è che le puzza la figa. Questa è... cioè, questa ci ha fatto l'arrosto con la figa, eh? Che schifo. E ci godeva pure, cioè proprio... che schifo. Barbecue, poi... No, Matteo, non si discriminano le fighe. Oh, non riesco a fare sta parte. Assurdo. Non si discriminano le donne, no. Per la loro... per... che body shaming. Che cazzo. Ma comunque... oddio, vedremo, sto edificio di merda. Guardati un gameplay, se vuoi. Che ti ho sì, mandato sì, anche quello, abbastanza riassuntivo. Ah, gameplay. Abbastanza riassuntivo. Poi magari... me lo vedecchio. Stai guardando qua te che fai parkour. Sta parte del cazzo. Vedete che qua c'è... qua ci sono gli stronzi laser che... devo capire dove... dei laser proprio a forma di stronzo. Ah! Aiuto! Porco dove... ah vabbè, ma mi fa ripartire da qua a posto. Io che aspettavo di salire con le cose quando ho le rampe. Porca troia. No. Non è che non vedo dove spawnano le stelle, ste piastrelle di marmo serpentino. Di lapislazzulo. Ah, ah, aiuto! Madonna mia, come ti... proprio ti stai salendo addosso. La finiera abbiamo posto DLC, siamo al ricordo finale. Quello è più lungo dei ricordi di Dead, giustamente essendo un DLC. Voglio fare un DLC con questa meccanica, certo deve essere frustrante. Spero l'abbiano fatto pagare poco. Ma veramente, cioè, che palle. Cioè, certo. DLC di merda, scusatemi, però... Questa la Square l'avrebbe venduta a 50 euro perché c'erano le meccaniche nuove. I primi Kingdom Hearts Minecraft. Guarda, non glielo suggerire prima che lo fanno, prego. Dopo Melody of Memories, guarda, non mi aspetto. Ma può darsi che non ci avevamo pensato. Solo meglio può uscire dopo Melody of Memories, che è impossibile fare qualcosa di ancora peggio. Non ci abbiamo giocato, no, lo dico come idea, cioè che idea puoi avere per fruttare sugli stessi, perché tu dici ma aggiornassero i modelli, ma utilizzano ancora i modelli della PlayStation 2 per i giochi, sì, non scherzo. No, non ci credo, guarda, si vede. Cerca meno di un meme, dimmi, sono gli stessi modelli che utilizzano la PlayStation 2. Rifanno, no? Tu devi ripetere. Chissà quei file di gioco quante volte sono stati copiati e incollati da un computer all'altro della Square. Dal 2002 a oggi. Ok, allora, trailer. È vero, i modelli sono sempre gli stessi. Tranne in Kingdom Hearts 3 in Birth by Sleep 0.2 hanno fatto quel salto di trama, un salto di qualità un po' più cartonesco, ma adesso è tutto uguale. Lei è New Walk Away, you don't hear me say. Ma che cazzo di gioco è, madonna mia. Sembra Hello I'm Gay di Harold il ritmo. Sì. Hello I am gay.
Beh, è preciso il chitarrino. Il chitarrino di Kingdom Hearts. Quelli modelli del 2002. Alla giapponese. Sì. Hey, lizards. Madonna mia, ragazzi, quanto, veramente, quanto modelli alla 2002, veramente, ragazzi. Just come in sono quelli, pare Crash, pare. Copiato in quella... Pare Crash, il modello di Crash sembra. Guarda, il modello di Crash Remastered, meglio, vabbè, per farlo capire, il Remastered è meglio. Cioè... è vero che è un remake quello, però mi si è chiamato Remastered. Andate da Sabaku e fatelo spiegare perché non siamo niente. C'è tutto sto gioco e tutti i giochi di Kingdom Hearts sono così, tranne il 3 e il Birth by Sleep 0.2, quegli stessi modelli del 2000 e mai. No, no, tipo, vabbè, no, a parte i modelli, proprio il tipo di gioco che fa. Ah, sì, sì, sì. No, il modello veramente. Perché la musica, Matt, è bellissima. Che è vero, però faccio un gioco intero. Sì, sì, veramente. Cioè, fa. Cioè, per carità, allora, il concept. Cioè, non è sviluppato male, ok? È carino. Però. Cioè, al pensiero che io. Cioè, io ho giocato a un Kingdom Hearts. Se io. Cioè, al pensiero di chiamarlo Kingdom Hearts, mi sta sul cazzo. Cioè, al pensiero, anzi, di farlo pagare 50-70 euro. No, 70. Ovviamente, uffa. Oh, Matteo, ma il DLC 30 euro, il gioco nuovo, lo con i modelli vecchi. Mamma mia, però, dai. Con quale coraggio, porcatore, con quale coraggio? Con quale modelli, cazzo? No, ma veramente i modelli vecchissimi. Ma sul 3 non erano i modelli vecchi? No, vabbè, ovviamente il 3 modelli. Però, sai, però sì, no, perché no? Questo è il chain of memories, ma con la musica. Perché tu rivivi tutti i giochi, quindi anche i vecchi, con la musica. Perché quindi, non abbiamo giocati abbastanza. Quindi non è che puoi remakeare i giochi vecchi per questo gioco. No, utilizzi i modelli vecchi come fatto per Chain of Memories, eccetera, certo, eccetera. Certo. Ma vedi che è la terza volta che si rivivono i giochi vecchi, lo sai? Perché c'è stato Chain of Memories. Kingdom Hearts, come si chiama? Quello con le carte. E poi un altro si rivive il passo, si rivive tutto. È il Codex, si chiama. Era esclusiva Nintendo. Questo com'è che si chiama Kingdom Hearts? Quale? Questo qua che ti sto dicendo, il secondo? No, 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 il gioco questo che deve uscire. Melody of Memories. Melody, ah certo, perché infatti Memories c'era sempre una vaffanculo, guarda, ecco, questo è il concetto che mi sta sul cazzo, il fatto che tu ti rivivi lo stesso gioco, ma che cazzo non faccio? È come far pagare 30 euro, come, è la stessa cosa di far pagare 30 euro di DLC del 3. Recoded si chiama, Recoded, quello là per Nintendo, Recoded. Che è, tu rivivi, in pratica succede il grillario, che è tipo dove vengono il ciclo, la fine è solo l'inizio, ricordo. Ah sì, ragazzi, praticamente è un ciclo, tutto ricomincia da capo, quindi da ricordo 1, eccetera, eccetera. Vedete, siamo al punto di partenza, perché siamo caduti alle nuvole e siamo tornati qui. Ragazzi, abbiamo finito Revelations ufficialmente. Ragazzi, è finita. Siamo pronti per un nuovo Assassin's Creed. Il 3 è Valhalla. Babbadore. Quindi Dave, preparati che... Questo Dave ci sta ancora sentendo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche Revelation è andato. L'ultimo episodio era quello di oggi. Mi è dispiaciuto che si è spezzato, porca troia. Dopo oggi può cominciare il 3 e comincerà Valhalla. Fresco. Anzi, freschissimo. Si è fatto già una certa. Quindi io, ragazzi, vi saluto. Vi ringrazio per essere stati con noi, per aver dibattuto del più, del meno, del per, del diviso.
Vi ricordo di seguirci se avete aggredito il nostro contenuto. Grazie a Francesco, al nostro nuovo follower, che in questo momento non mi so bene come si chiama. Come si chiama? Sharkfire, forse? Sharkfire03. E a testimone per essere passati questa sera, Dave, che è un grande coglione. Followateci, abbonatevi se avete gradito tantissimo il nostro contenuto per ottenere cose belle. Vi ricordo che in bio nel nostro canale Twitch ci sono tutti i nostri social, il nostro profilo Instagram principale, il nostro profilo Instagram dove mettiamo meme, storie, cose belle per essere in contatto con noi, il nostro gruppo Telegram dove mettiamo in anteprima i meme del gruppo Instagram di un giorno prima, circa sondaggi, palinsesti, cazzi e tutto quello che ne concerne. I nostri due canali YouTube, il principale dove carichiamo i Best of Twitch, il quinto uscito proprio l'altro ieri, montato dal nostro Dave, veramente epico, guardatelo. Tutti i nostri progetti principali verranno caricati lì, stiamo già lavorando a qualcosina, ma non vi spoileremo niente. E il secondo canale, The Poltergeist Livestream, che è la nostra casa di riposo per le nostre live, che vanno a finire tutte lì, quindi anche questa. Abbiamo anche un subreddit dove ci sono meme, potete pubblicare i vostri, interagire con noi, una community PlayStation dove potete entrare, e un gruppo Steam dove già i ragazzi, Matt e Dave, hanno pubblicato qualche recensione, ne arriveranno altre in futuro. Vi ringrazio per essere stati con noi, un saluto dal castello infestato da HPST Sax. Daci due Matt, ma Odyssey?